Oggi devo girare un video che avevo deciso, ma io non mi ricordo di cosa devo parlare oggi. Simone, la memoria. Ah, è vero, è un video sulla memoria e cos'altro. Ciao, tempo fa tendevo a dimenticarmi troppe cose e mi stavo preoccupando. Allora ho fatto un'indagine. Tra le domande che facevo alle persone che si rivolgono a me come naturopata per i loro problemi, ho iniziato a chiedere come va la memoria e ho scoperto di essere in buona compagnia. C'è un'epidemia di smemoratezza. Hai preso anche tu questo mormo e sei stressato perché non riesci a ricordare tutto quello che vorresti e che ti serve? Non preoccuparti, la tua memoria può migliorare. Codice PIN. Lo so. Codice corretto. E poi mi ricordo anche il numero di telefono di mia cugina in Australia, il codice fiscale di mio zio e l'IBAN del conto postale di quando andavo all'università. E poi ancora mi ricordo il codice segreto. Codice PIN. Sì, me lo ricordo. Codice errato. Com'è errato? Questo è giusto. Codice errato. Ultimo tentativo. No, lo so, è questo per forza. No! Codice errato. Carta ritirata. Il bancomat, no! Mi serve! In questo video ti spiegherò come fare e vedrai che alla fine ti ricorderai tutto. Ti dirò 5 buone abitudini dello stile di vita. 1. Importante, bisogna dormire un numero adeguato di ore. Se dormi tra le 6 e le 8 ore di sonno, riesci a entrare più volte nella fase REM, che è quella rigenerante che ti fa svegliare più riposato e mentalmente lucido. Hai notato che se dormi troppo poco, il giorno dopo non riesci a richiamare le informazioni alla mente? E quindi, se dormi poco tutte le notti, la tua memoria, giorno dopo giorno, se ne va. 2. Bisogna avere molta acqua. Senza la giusta quantità di acqua, il cervello, che è un organo, tende a disidratarsi e perde anche la funzione della memoria. È stato dimostrato che bere un bicchiere di acqua può aumentare le performance del cervello fino al 14% in più e quindi anche migliorare la memoria. Del resto, il cervello è composto per l'85% di acqua e galleggia in un'acqua chiamata liquido cefalorachidiano e quindi è facile capire come l'elemento acqua favorisca in molti modi le funzioni cerebrali e della memoria. 3. Bisogna mangiare alimenti che nutrono il cervello. Cereali integrali che forniscono livelli costanti di zuccheri a lento rilascio, olio di pesce o olio di lino, che forniscono omega 3 e quindi acidi grassi essenziali, fondamentali per mantenere attiva la circolazione cerebrale. Frutta e verdura, tra cui mirtilli, uva nera, pomodori e broccoli, che forniscono sostanze antiossidanti che contrastano l'azione dei radicali liberi sul cervello. E bisogna evitare l'eccesso di zucchero, grassi animali e alcol. Perché? Hai mai provato a bere molto e cercare di ricordare qualcosa? Non devo dirti io cosa succede. Invece, se bevi vino rosso con moderazione, come spiego in questo video, puoi avere un beneficio per la memoria. E come dolce, il cioccolato fondente, che è utile, come spiego in questo video, anche al cervello. 4. La quarta cosa da fare è esercizio fisico, ma con regolarità. L'esercizio aiuta a mantenere la memoria in modo diretto e indiretto. Diretto perché il movimento ossigena i tessuti e stimola la crescita di nuove cellule cerebrali. Anche nell'ippocampo, la parte del cervello adibita alla ritenzione della memoria. E in modo indiretto perché l'esercizio fisico fa dormire meglio e riduce i livelli di stress. 5. Parlando di stress, per la memoria è fondamentale tenerlo sotto controllo. Questo evita di alzare i livelli di cortisolo nel sangue, che è l'ormone dello stress che crea un'infiammazione diffusa e altera anche le funzioni
funzioni della memoria. E allora vai con meditazione, respirazione, tecniche di rilassamento, massaggi, tutto quello che aiuta fa bene. Ti sei già dimenticato questi 5 buone abitudini? Ma no, non sono difficili. Falle conoscere anche ai tuoi amici e sui tuoi social condividendo questo video. E ricordati, iscriviti al mio canale con un click. Fallo subito, sennò poi ti dimentichi. Mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. E sul mio sito, all'indirizzo che trovate nell'info box qui sotto, trovate tante altre info per stare meglio, essere in forma in modo naturale. Se vuoi consigli utili su stile di vita e alimentazione sana, trovi tantissimi video sul mio canale. Basta iscriversi. Ricordatelo! Buona memoria a tutti. Ciao!